è riuscito a pareggiare, poi insomma forse la forza, l'individualità dell'Alessandria hanno fatto la differenza, poi addirittura il gol di Fantacci che ha riaperto un po' la partita. Ma credo che abbiamo affrontato una squadra forte, una squadra con dei valori importantissimi, ce la siamo giocata con le nostre armi e non è stato, diciamo, non ce l'abbiamo fatta, però credo che ancora una volta a questi ragazzi non gli si può dire niente dal punto di vista dell'impegno, dell'applicazione e paradossalmente se giochiamo a calcio possiamo competere. Se buttiamo la palla, purtroppo le qualità individuali, non intendo come qualità tecniche, intendo come qualità di esperienza, sono completamente diverse da quasi tutte le altre squadre. E quindi se pensiamo di buttare la palla per ritrovare un episodio, io credo che difficilmente lo troveremo, come non è stato possibile in tutto l'arco del campionato. Se analizziamo i gol di oggi, abbiamo fatto un gol su schema di calcio a calcio piazzato, è un'azione conclusa con un gesto individuale di un ragazzo, ma dietro quel gesto individuale c'è un giro palla, un'azione diciamo da squadra che vuole provare a giocare a calcio. Poi se bisogna buttare la palla, non sono io l'allenatore che fa questo. Lì c'è stato l'errore di Vannucchi sul cross, insomma perché c'era il grosso vento dietro Bravo Sarri in diverse occasioni a deviare. E non so, bravo Carletti, trovarsi. Allora, se noi abbiamo, è normale che per fare punti con questo tipo di squadre dobbiamo fare noi la parità al 100% e la squadra avversaria deve fare una partita diversa, perché bisogna dire le cose come stanno, siamo due squadre completamente diverse e se ce la giochiamo dobbiamo dire bravi a questi ragazzi che ce la siamo giocate, è inutile che imprechiamo qua io, voi e tutto il resto sperando in cosa? La squadra ha giocato, ha spinto con i problematiche, è normale, controvento, è già escluso chiunque controvento a giocare bene, a giocare a calcio. Hanno provato. Se poi pensiamo, ripeto, che perché gioco in questo campionato e gioco con lo stesso campionato di Alessandro, sono due squadre completamente diverse e non bisogna prendere in giro nessuno. E io, quantomeno, potrò essere scarso come allenatore, ma non prendo in giro nessuno. Comunque ha fatto girare palla, pure in quelle difficoltà, anche giocare in condizioni così non era facile. Allora, noi abbiamo una speranza di provare a giocare le partite, girare la palla dal portiere fino ad arrivare in porta, al di là di quello che si voglia far credere o far pensare, perché altrimenti non ci possiamo stare. Forse io il primo non ci posso stare, però io fino a quando sto su questa panchina provo a giocare a calcio, io non sento nessuno che mi dice che bisogna giocare in un'altra maniera, punto e basta. Ma non è nei suoi confronti, no, è una... È normale, allora bisogna fare un discorso un po' più ampio. Se io gioco contro Gonzales e gli do la palla, ma tra me e Gonzales ci sarà differenza. Se io gioco contro Sesto, tra me e Sesto ci sarà differenza. Se io dico ce l'ho io la palla, devo dire a Gonzales se stesso, vieni a prendere la palla, probabilmente 20 secondi li perdo. Capisco che è un discorso che va al di là dell'argomento del giorno, però è un discorso che combattiamo da 6 mesi e sinceramente sono stanco. Questo si evidenzia anche dalla mia faccia. No, chiaro, hai ragione, poi alla fine sostanzialmente c'è ragione, cioè nel senso, perché lo evidenzi da questa... da questo modo di essere, ed è giusto così, insomma. Ci sono altre domande? Diciamo che sì. No, perché me l'aspetto. No, ma in senso buono. Ovviamente condivido. Sì, no, certo, condivido. Ecco, far girare la palla, diciamo che se davanti, come detto giustamente, anche una squadra che ti tappa, ti copre gli spazi e te lo impedisce, ricorri al lancio, come avviene in tutte le squadre. Poi in più ci può essere anche la foga nel cercare di recuperare un risultato e quindi crolla un po' il castello che dicevi anche a causa di queste cose qui, insomma, del valore anche dell'avversario. L'avversario bisogna, a parte bisogna sempre rispettarlo. Io credo che la squadra oggi abbia fatto una partita importante. Prendere gol dopo 2 minuti in quella maniera e stare, ha avuto la forza di, è normale che, ripeto,
deve avere la forza di trovare un episodio, come è stato il calcio piazzato. Ma non posso dire che una squadra oggi, che non, oggi come le altre partite, che non ha spinto, non ha dato tutto. No, certo. Poi chi di dovere può valutare tutto il contrario di tutto, i punti, il modo, ma quella è un'altra, stiamo parlando di altre cose. Normale che girare la palla mi, ci permette di tenere bada questi avversari, per come intendo io il calcio. Sta gente, ci saranno altre persone che intendono in un'altra maniera. Quando saranno chiamati a fare l'allenatore di questa squadra, faranno in maniera diversa. Qualcuno te l'ha detto, insomma, di questa cosa di lanciare la palla lunga, sennò... No, è una... Cioè, è un modo di... No, è una... Perché sembra che io voglio fare l'esteta e il resto vuole fare i punti. No, io voglio fare i punti pure io, non voglio fare l'esteta. Perché qua sembra, in 5 mesi, 6 mesi, che io voglio fare gli altri vogliono fare i punti e io voglio fare l'esteta. Io l'esteta non lo voglio fare. Assolutamente, io voglio cercare di fare i punti in considerazione di quelli che ho, ma non perché i ragazzi non sono bravi, perché sono tutti ragazzi del 98, 98, 98, 97, alla prima esperienza nel calcio vero, e quindi bisogna dar tempo di crescere, il tempo non ce l'abbiamo, però io credo in questo tipo di far calcio, poi può piacere, non può piacere, io non ci posso far nulla. Primo gol nel Prato, però per caso non è servito per trovare punti oggi. Purtroppo oggi è andata così, non c'è mica tanto da dire, bisogna stare zitti, lavorare e cercare di migliorare già la domenica prossima. Un altro, insomma, sei riuscito a pareggiare e poi insomma questo 1-2 dell'Alessandro non può tagliato le gambe, anche se poi Fantacci è riuscito a, diciamo, a sperare fino in fondo. No, nel complesso secondo me, anche in base alle condizioni climatiche, così non abbiamo fatto neanche male. Poi ovvio, dopo al primo errore prendiamo gol e dopo abbiamo fatto 2 gol subito in pochi minuti e dopo è andata così, però non abbiamo mollato, abbiamo fatto l'altro gol, però abbiamo anche rischiato di pareggiarla, però è andata male. Il tuo primo gol oltre nel Prato, anche... No, io ho segnato a Carpi. A Carpi sì. Ho segnato. In Serie C però sì. No. Neanche? No. Sempre a Carpi? Sì, in via ho segnato. Sul gol annullato, come l'hai visto? Te? Adesso andrò a rivederlo, non lo so sinceramente. Non so se era fuori gioco. Se era fuori gioco, era fuori gioco di poco. Se il duello con Blanchard? Che conosci, perché sei... No, Blanchard è un ottimo giocatore, ha molta più esperienza di me, forte fisicamente, poi ha qualità importanti, è stato un bel duello. Dai. Ci sono altre domande? Direi soltanto, ti voglio chiedere, questo vento quanto ha condizionato in campo, come riuscivate a gestire? Soprattutto il primo tempo, visto che abbiamo fatto parecchia fatica, però queste non devono essere scusanti e dovevamo cercare di essere più cattivi e di cercare di portare a casa qualche punto, non ce l'abbiamo fatta, quindi andremo avanti a lavorare e vedremo. E il fatto che tu abbia infranto diciamo l'esistenza del gol dell'Alessandria, la consolazione parziale, no? Ma insomma, quando... da 4-5 partite, quindi, insomma, sì, però quando il risultato di squadra non viene, anche se fai gol non sei soddisfatto, quindi ripeto, lavoreremo e cercheremo già la domenica prossima di portare a casa dei punti. Un altro gol, perché ormai si è abituato a segnare soprattutto da fuori, però anche stavolta Prato deve subire, insomma, una squadra di tutto rispetto, perché l'Alessandria in serie utile da 10 domenica. Sì, sì, sicuramente. L'Alessandria è una grande squadra. Noi forse dovevamo cercare un approccio migliore. Parlo personalmente per me e anche a tutta la squadra, soprattutto
il primo quarto d'ora, quando non siamo riusciti, diciamo, a percepire bene le condizioni meteo, che sono una variante ma sono valide per noi e per loro. Abbiamo avuto un approccio sbagliato dove loro ci potevano fare male molte più volte, invece di andare solo sull'1-0. E sinceramente, per quanto riguarda questa partita, ora, al di là del gol, io ho tanto da rimproverare perché ho sbagliato tanto. Quando sbaglio con queste squadre qui, c'è poco da fare, è una qualità che ti mettono in difficoltà e ti mettono l'uomo davanti alla porta, come è stato il terzo gol. E dobbiamo affrontare la partita della prossima domenica in maniera diversa. Poi sì, sul piano del gioco riusciamo sempre più o meno a cavarcela, però sull'approccio mentale e l'inizio partita dobbiamo cercare di fare meglio. Scusa, per quello mister Catalano era così arrabbiato? Sì, 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 soprattutto per quello, per i primi 20 minuti di gioco, il primo quarto d'ora. Comunque il Gavorrano ha perso, giusto? Sì. Quindi è sempre a due punti, poi c'è questo fatto che l'Arezzo dovrebbe, insomma, almeno... no? Dici no? Stanno cercando di salvare, stanno cercando di fare la strategia... Vabbè, si punta al Gavorrano. Sinceramente noi non dobbiamo guardare a... No, se problemi burocratici delle altre squadre. Gavorrano sì. Infatti già da sabato andiamo in trasferta e a Monza per fare punti, c'è da fare. Una cosa, sì, siete andati al posto sull'1-1, avete segnato Alessandria che non prendeva gol da diverso tempo. Cosa vi siete detti allo spogliatoio? Ce la possiamo fare? Ecco, poi... Sì, sì, sicuramente anche il fatto di andare sull'intervallo 1-1, quando è stato un primo tempo in cui, secondo me, il primo tempo abbiamo subito molto di più del primo, cioè senza dubbio, almeno a mio parere. Siamo stati fortunati. Forse dovevamo cercare di stringere i denti ancora di più e cercare almeno di portare un punto a casa, se non altro. Dopo il tuo gol, anche gli ultimi minuti li avrete vissuti in maniera forse arrembante. Sì, poi sai, manca poco, mancano pochi minuti, sei sotto di un gol, diciamo tutti gli schemi tattici vanno, saltano tutti. Sì, mister, si era un po' lamentato sul fatto che avete giocato anche con delle palle lunghe, invece mi raccomandava sempre il gioco palla a terra. Sì, questo è vero, è anche vero che loro spesso venivano alti e non era sempre facile uscire palla al piede. È anche vero che con le palle alte, con questo tempo, con la loro struttura fisica dietro, si faceva fatica a reggerli. Però non si giocava contro l'ultima arrivata, è una squadra che l'altro anno aveva vinto il campionato e l'ha persa all'ultima giornata e che quest'anno, se continua così, rischia di andare su per davvero. Altre domande? Posso così? Grazie.